Sì. Rispose sì, senti qua. That's right. Macerata, 7 febbraio 71. Caro reverendo, ringrazio il signore Medeo per la sua offerta di matrimonio, ma io non mi sento di venire in Australia per sposare uno che guadagna 130.000 lire al mese e vive nel deserto in una casa di scatto. Quindi restituisco la fotografia, ecco qua. Ma che, è già finita, don Anzè? No, c'è altro. Caro reverendo, la foto di Amedeo non mi convince, ma sono rimasta favorevolmente impressionata dal suo amico, quello coi baffetti, e vorrei corrispondere con lui, scopo matrimonio, ossequio, eccetera. Dimmi un po', Amedeo, ma perché insisti con quella fotografia? Perché questa l'abbiamo fatta 10 anni fa. E qui io sono molto più giovane e bello. Sì, lo so, ma tutte le volte le ragazze rispondono che vogliono sposare il tuo amico. Hai fatto una bella fotografia formato tessera, da solo, senza possibilità di confronti. E poi, non so, mettete meglio, un po' più moderno. Ma come, c'ho il blu? Ma levate sta cravattaccia rossa, aprete la camicia, che toda di... Bastasse questo per diventare più giovani. Così dice Don Anzè. Io in fotografia non vengo neanche molto bene. È che se vedete ragazze italiane se fanno ogni giorno più esigenti. Li vogliono alti, slanciati, con la macchina americana. Don Anzè, io d'altronde una moglie la devo trovare. Io sono molto solo. Amedeo, è meglio che te rassegni.